Lisbona per la partita di Coppa delle Coppe tra Benfica e Sampdoria, cominciata da 16 minuti. Il passaggio a Vialli effettuato da Scanziani, da Vialli poi il pallone giunge a Sunes, prova la conclusione, Sunes, il tiro insidiosissimo, termina sul palo e sulla ribattuta, poi Mancini, ecco che rivediamo, rimbalza davanti al portiere che tocca il pallone, pallone che termina sul palo, arriva Mancini, arriva e passa in corsa e... Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, del primo tempo naturalmente. Ancora Manice che riesce a colpire in testa, poi Mannini, palla fuori per Carlos Manuel. Attenzione, Manice! Scuccia fortunatamente il Benfica, c'è cioè l'intercettamento da parte di Scanziani, ma ancora la formazione lusitana in avanti, esce! Esce, fischia l'arbitro, si va agli spogliatoi. Dopo 45 minuti di gioco intensi, non privi di emozione, con lo stadio della Luz di Lisbona, Benfica e Samp sono sullo 0-0, a Diamantino con il numero 14 al posto di Carlos Pereira. Partito il secondo tempo. Poi Bastos Lopez, si gioca molto stretto, quindi Carlos Manuel che riesce a dare a Maniche, Maniche protegge il pallone, dà ancora a Carlos Manuel al limite, cerca spazio per la conclusione, poi da Diamantino, tiro di Diamantino, gol! Segna Diamantino. Rivediamo, vedete il tocco di Carlos Manuel a Diamantino che si sistema il pallone sul destro e poi calibra sul palo più lontano, fuori dalla portata di Bordon, disteso in... Non a caso del resto ha fatto parte più volte della nazionale ed ora c'è questa conclusione pericolosissima di Carlos Manuel. Da parte di Carlos Manuel, lo rivediamo, vedete a pelo d'erba, rimbalza il pallone fuori dalla portata di Bordon. Il tocco per Carlos Manuel è ancora una sventola ed è bravissimo Bordon. Da questi a José Luis, in profondità. Diamantino, buon lavoro di Diamantino che salta due avversari, poi effetto al cross ed è il gol, secondo gol, preparazione da parte di Diamantino, il cross al centro e il colpo di testa vincente di Aguas. Nulla da fare per Bordon, lasciato scoperto Aguas, raddoppia. Intanto fischia l'arbitro Christoph, manda le due squadre negli spogliatoi. Il risultato finale allo stadio della Luz è il seguente, Benfica 2, Sampdoria 0.